la formazione del presidente Torazzo. Conclude da lontano Di Zucchetti, attenzione con Gil che va al gol. Pedro Gil porta in vantaggio il Forte dei Marmi esattamente al 6. Ancora Ojeda per Moiano, Ojeda in mezzo e c'è il rigore. Rigore per il Vercelli. Delle Lenga contro Gnata. La conclusione, la parata di Gnata sulla conclusione di Massimo Tataranni. Quindi ancora con Moiano che però viene fermato. Attenzione l'intervento poi ancora di Moiano. C'è il fallo, cartellino blu per Casas. Che si ripete tra Massimo Tataranni e Riccardo Gnata. Parte Massimo Tataranni, la doppia finta, ancora Tataranni fuori. Attenzione al break del Forte dei Marmi con i Luzzi, è il gol di Luzzi che va a raddoppiare con l'uomo in meno, Domenico Illuzzi, e qui esce l'esperienza da parte dei giocatori del Forte. Pedro Gil ristabilita intanto la parità numerica, il gol di Pedro Gil, e qui c'è il break del Forte dei Marmi con l'1-2 di Illuzzi e Pedro Gil. Illuzzi per Pedro Gil, Illuzzi dentro ed è il gol, e c'è il gol del Forte dei Marmi. Azione da manuale e la rete del 4. Ancora Nicolas Ojeda, meriterebbe il gol della bandiera Lengas, cade a terra Ojeda, il fallo ed è il decimo fallo di squadra. Parte Ojeda, la finta, ancora Ojeda, Nicolas Ojeda, ed è il primo gol, uno storico gol da parte del Lengas.